Buongiorno. Buongiorno. Senta, sono redattore della Gazzetta dell'Agricoltore di Bergamo. Ma bene! Allora scriva che la regione deve intervenire e che ci deve dare le sovvenzioni. E qui c'è raccolto che se ne va in malora. Sono 4 mesi che non piove. Un momento. Io sono qua per un altro motivo. Cerco notizie, curiosità e indiscrezioni su un vostro collega, un agricoltore, uno dei più facoltosi di queste parti. E chi è? Un momento. Elia Codogno. Elia, ma che cosa ha combinato? Niente. Oggi compie 40 anni e gli dedichiamo un articolo. Che tipo è? Elia, ha un caratteraccio, un vero caratteraccio. È un orso, dispotico e anche prepotente. Beh, diciamo che è un po' simpatico, no? Sì, in fotografia. Non va d'accordo con nessuno. Ma è davvero così intrattabile? Pensi che ha litigato perfino col barbiere. Quello gli ha tagliato i capelli. E poi gli ha messo lo specchio di dietro, no? E lui ha detto: non mi piacciono, li voglio più lunghi. Le mie figliole giovedì sera è andato a una festicciola, no? Ha messo su un paio di dischi. Mi ha citato per schiamazzi notturni. Ma se stai a 2 chilometri da lui? Dice che gli ho svegliato le galline, che non gli hanno fatto più l'ovo. E a chi non ha fatto causa, Elia? Si figuri che ha portato in tribunale tutti nel paese. Perfino me. Perché? Lei chi è? Il giudice. Ha una moglie questo Elia? Se gli parli di donne ti spacca la testa. Quello non riceve mai nessuno in casa sua. Allora vive solo? Sì, solo con la governante. Quella poveraccia ha fatto l'impossibile per trovargli una moglie. Domenica scorsa gli ha invitato in casa una ragazza, una brava figliola uscita fresca dal collegio. Lui si è presentato travestito da Frankenstein. E quella via! Sta ancora scappando adesso per lo spavento. Oggi non c'è qui al club? È venuto stamattina, si è cambiato e ora sta giù al tennis. Ah, e col carattere che ha trova qualcuno che gioca ancora al tennis con lui? Servizio! Ti faccio morire, ti faccio! Eita! No! Basta, ho vinto! Ecco, sta arrivando. Qui si fuma troppo, basta con questi sigari! Un caffè? Come lo vuole? Solito, lungo e ristretto. Bene. Questo è il mio sgabello. Scenda. Ah, scusi. Non sapevo. Se permette, vorrei presentarmi. Io mi chiamo... Basta così. Per questo mese ho conosciuto già troppa gente. Ma io sono della Gazzetta dell'Agricoltore di Bergamo. Io no. Quanto zucchero? 2 zolette dispari. Veda. Il nostro giornale vuole dedicarle un articolo, in prima pagina. Si paga? No, gratis. Allora parli pure, mi dica, che cosa vuol sapere? Mentre l'aspettavo, mi sono informato un po' in giro. I suoi amici mi hanno parlato di lei. Ah sì? Che cosa hanno detto? Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere. Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io? Sì! Sì? Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare. Ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io? Sì. Bravo.
Hai del fegato? I suoi amici sostengono che lei è così irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato. Io sono irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. Irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato. Allora, ho capito bene. Irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. E voi avete avuto il coraggio di dire questo, razza di matrimoniati che non siete altro. Voi vi siete rovinati col matrimonio, piuttosto. Le donne vi hanno cambiato, rivoltati, plagiati. A te non ti dico niente perché mi fai pena. Tu avevi una montagna di capelli qua, una foresta. E tu eri un grissino. Scansati, uovo di Pasqua. Tu non eri campione di braccio di ferro? Sì, e allora cosa vuoi? E allora dimostrami la tua forza, uomo sposato. Tu eri alto 2,40 m. E tu riuscivi a vedere un uccello distante un miglio. Ora invece non riesci più neanche a vedere il tuo. E voi compiangete me. Io mi sento bene, forte, tranquillo, in perfetta forma. C'è qualcuno di voi che a 40 anni riesce a fare questo? E poi senza mani. Buongiorno Elia. Buongiorno. 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 Muoversi, muoversi, saltare, saltare più in alto, Nanetti, più in alto, per aspera vasca, via, Don Cirillo. Forza, forza, ciao. Sto sottoponendo i ragazzi ad un allenamento intensivo. Lunedì ci incontriamo con il Cantù per la finale di basket. Ci vieni? No, lunedì vado a Bruxelles. Ah. Al MEC per l'accordo sulle barbabietole. Già. Peccato perché era una bella partitona. E poi lo sai che a me la pallacanestro non interessa. Piuttosto, qui si evita non piovere. Stai facendo qualcosa? Io? E cosa vuoi che faccia io? Pregano? E tutte le sere prego Gesù. E rivolgiti più in alto. Elia, auguri, buon compleanno. Grazie. Senti, non ti sembra sia giunto il momento di pensare al futuro? Tu sai, adesso hai un'età per cui dovresti... Sì, ho capito, i soliti discorsi. Ma io non mi sposerò mai, non ne ho nessuna intenzione. Sì. Elia, tu sei forte, sei uomo, sei sano. Sei vigoroso. Giù le mani. Non ti sembra sia giunto il momento di cercare una donna? E tu allora? E cosa c'entro io? Io credo che esistono dei momenti di desiderio, di passione, impulsi irrefrenabili, momenti di tormento in cui la tua carne si sgretola. Io penso, a te non ti prendono mai questi momenti? Non certo, come no. E allora cosa fai? Vado nella legnaia e spacco la legna. Ah. E tu? Suono le campane. Le suoni spesso? Ciao Cirillo. Ci vediamo. Forza ragazzi che si va a suonare le campane, cioè si va a giocare a basket. Andiamo, forza brutti nani, saltare, abbiamo messo gli gnomi qui, forza, forza. Ehi Tonio, ma che fai? Semini fuori stagione? No, è grano per i corvi. Bravo, dar da mangiare agli uccelli rispecchia un animo gentile e generoso. Che tipo di grano è? E grano avvelenato, così muoiono tutte quelle bestiacce maledette. Nemmeno uno se ne deve salvare di questi corvacci. Ma perché? Cos'è che t'han fatto? Non basta la siccità, anche loro ci si mettono a rovinarmi. Pianto l'avena e se la mangiano. Pianto il gran turco e se lo mangiano. Si mangiano tutto loro e io che mi mangio? Meglio che crepano loro prima di me. E beh, c'è bisogno di ammazzarli? Basta ragionarci, no? Sì, ragionare con i corvi. Guardali là, brutti e neri. Cadessero stecchiti tutti quanti. Silenzio! Chi comanda qui? Siamo sicuri? Allora stai a sentire. Un paio di chilometri oltre il fiume c'è un bellissimo terreno incolto che è stato abbandonato da quelli che se ne sono andati in città.
Sono circa 2 ettari, o forse più, dove tu e i tuoi amici neri potrete trovare tutto quello che volete. È chiaro? Andate! Bisogna parlarci con le bestie, non sono mica uomini. Ricordatelo. Ciao, Elia! Ti ho salutato io? Che diavolo! Fanculo, Elia! Buongiorno, padrone! Ciao, Michele. Oh, ciao, Elia! Mi raccomando la siepe, eh? D'accordo. Ciao, Biagi. Ciao, Elia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, piccola. Ciao. Salve. Grazie. Ciao, ragazzi. Sei venuto incontro stavolta, eh? Accidenti. Questa suona anche. Chi? Di che pale, Elia? Lo sai bene, chi c'è di là? Oh, niente. Una brava figliuola. La nipote di una mia amica che vive in città. È buona, ha 29 anni, è diploma magistrale, sa cucinare e sento come suona. Sembra un angelo. Non voglio strane in casa, tantomeno ragazze. Ma sì, sì, magari però se tu ci fai 4 chiacchiere, la conosci e non c'è più estranea. Insisti? Sì. E così mi sono diplomata in conservatorio pieni voti. Per il saggio, la mia insegnante, una donna molto sensibile, mi ha fatto eseguire il notturno 18 di Chopin. Sa Friedrich Francis, ma non è tanto per il diploma quanto per me stessa, per affinare il mio animo. Io trovo che la musica innalza, come dire, sublima le nostre sensazioni. Oh, del resto non intendo esercitare, non ne ho affatto bisogno. Mio padre mi ha lasciato una discreta fortuna e il giorno che mi deciderò al gran passo... Ho sempre ammesso che trovi la persona giusta, si intende. O non che cerchi il principe azzurro, vero? O niente di speciale, sa? Non dico che deve essere bello, ma del resto l'aspetto non è tutto. E poi in un uomo la bellezza è soggettiva, non trova. Ma gentile, sì, ed educato anche. E soprattutto simpatico, con un bel sorriso. Oh! Che è successo? Dove è andata? Chi? La ragazza. Ah, è andata via perché aveva un impegno urgente. Di la verità. Tu gli hai fatto Frankenstein. No, io gli ho fatto Dracula. Vieni qua, bella morona, che mi piace il tuo sangue nero. Come tutti gli anni, per la pigiatura dell'uva dobbiamo assumere 20 contadini. Fra salari, contributi e previdenze va via un capitale. Soldi suoi? No, suoi. Perché? Perché non sono miei. Continui. Perciò, come suo ragioniere e amministratore, suggerisco di acquistare una macchina. Una spremitrice diesel che fa il lavoro di 3 uomini e in metà tempo. E le famiglie dei 20 ragazzi che non assumiamo?
Il progresso alle volte è crudele. Quindi lei mi assicura che questa macchina fa il lavoro di 3 operai in metà tempo? Al 100%. 100% cosa fa? 10.000. Come mai? La vita. Fiori, fantasia, la 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 la, forza che sei tutti noi, la. Vuole comprare? No, ho deciso di comprare un'altra macchina. Che macchina? Una calcolatrice elettronica. Fa il lavoro di 3 ragionieri in metà tempo. Hai vinto! Bravo, Elia! Piove! Piove? Sì, piove! Ma piove! Piove? Sì, piove, andiamo! Mi hai fatto scaccomatto. Vado giù in dispensa a prendere vino. Non gioco più con te. Stacci, stacci, è inutile, non voglio sentire le tue scuse. Suonano! Suonano! Apri tu! Apri tu! Apri tu. Vabbè, ho capito, apro io, va. Non mi fa entrare? Perché? Perché piove. Mica tanto. Allora, mi fa entrare? Io non la conosco. Mi chiamo Lisa.
Beh, non è colpa sua. Non stia a fare lo spiritoso, mi sto bagnando tutta. Anch'io. Vede, l'acqua, cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e spruzza alcuni schizzi sulla mia camicia. Le do 5 secondi per farmi entrare. Ma come? Fuori c'è il diluvio. Non c'è un'altra casa qui vicino. Sono stanca morta. Mi faccia entrare. Mi si è fermata la macchina, si è legato il radiatore e cerco un posto per dormire. Le posso sempre consigliare un albergo. Ah, c'è l'albergo qui? Sì. Sì, Hotel Corona, terza categoria di lusso. E dov'è? A circa 15 chilometri. Lei ha un'auto per portarmi? No. Ma scusi, come posso farmi 15 chilometri a piedi sotto la pioggia? Le presto la mia bicicletta. No, la prego, mi faccia dormire qui. Come vuole, ma qui è duro. Dove? Qui. Ma dico, cosa siamo, bestie? Non possiamo ospitare le signorine? Ti spaccherei queste testacce dure per ficcarci un po' di gentilezza. Venga, signorine, stanotte la facciamo dormire nella camera degli ospiti. Abbiamo una camera degli ospiti? Certo, solo che non l'abbiamo aperta mai. Venga, cara. Grazie. Lei è molto gentile. Ah, un momento, per cambiarmi ho bisogno della valigia. E questa valigia dov'è? Nella macchina, là fuori. Hai sentito? Là fuori c'è la valigia. Ho sentito, vai a prenderla. Io? Con tutta quella pioggia? Ci vai tu? No, io non ci vado. Tu non ci vai? E allora chi ci va? Ci vai tu? E allora mandiamoci lei, tanto è già bagnata. Cosa mi tocca sentire? Roba da matti. Ci vado io. No, no, se mi dà l'ombrello ci penso io. No, lei va vicino al camino, se no si prende un accidente. Ci vado io. Tanto si sapeva che ci andavo io. Mi tolga una curiosità. Le sto parlando. Mi ascolta? Che fa, non mi ascolta? Perché dovrei ascoltarla? Lei è entrata in casa mia con la prepotenza, tutta bagnata. I suoi schizzi hanno spruzzato la mia camicia. Per di più il cane mi ha fatto scacco matto e io dovrei ascoltarla? Come faccio? Non posso. Non posso ascoltarla. Lei può dire quel che vuole, io non ascolto. Dica pure, tanto io non ascolto. Lei le donne le tratta tutte male così? Male? Io le tratto male? Perché? Se ne sta lì, sbatte i suoi scacchi, si arrabbia, non mi guarda. Si sposti un po'. Più lontana dal fuoco. Perché? Lei sta fumando. Io? Il suo vestito sta fumando e a me il fumo dà fastidio. Questa è la stanza degli ospiti. Carina. Ho tanto sperato che un giorno qualcuno, anzi, qualcuna, lo adoperasse. Ed ora le preparo il letto. Le metto 2 coperte. La notte qui fa freddo, eh? E questo è il bagno. Grazie. Non so come avrei fatto senza di lei. Lo deve scusare e fate così. È un orso selvatico. Ma in fondo è simpatico. Simpatico? Oh. Questo è l'armadio. Posso fare una telefonata? Certo, adesso le passo la linea. Ok. Ecco, le ho dato la linea. E scommette che lei non ha nemmeno mangiato. Veramente no. Allora s'asciughi, che tra mezz'ora si mangia. Tra mezz'ora si mangia? E tu che fai? Abbiamo un ospite. Vuoi andare a tavola tutto scombinato? Perlomeno mettiti la cravatta. Ah.
pronto, Renata? Lisa, ma che cavolo ti è successo? Sei partita da Portofino alle 4. C'è Vittorio che è preoccupatissimo, sai? Ma dove sei? Mi si è rotta la macchina, c'è un temporale. Mi sono inzuppata tutta. E ho trovato ospitalità qui, in un casale. Ure, sei sparita! Ora te lo chiamo. Vittorio! Vittorio, c'è Lisa. Ah, grazie. Lisa, amore mio, cosa ti è successo? E dove stai? A Rovignano. A Rovignano? È dalle parti di Voghera. Ti vengo a prendere subito. Ma no, non è il caso. Ormai che ci sono, passo la notte qui. Ci sentiamo domani. Ma che ci metto? Con la macchina in mezz'ora arrivo, no? Ma no, dai, preferisco così. Ti chiamo domani. Sì? Sì, ti telefono io. Ti bacio, ciao. Cosa? Ho detto che ti bacio, ciao. Va bene, va bene. Ciao, ti abbraccio. Ah, aspetta, ti passo Renata che vuole parlarti. Vieni. Allora? Allora che? C'è qualcosa che non mi convince molto. Tu passare la notte in un casale di campagna. Ma com'è? Ma com'è chi? Lui, il padrone del casale. Un bell'uomo. Bello. Un tipo strano, misterioso. Affascinante. Ai ai ai. Che c'è? C'è che mi sembra una cosa seria. Seria? Per ora ho solo detto che mi piace. E con Vittorio come la metti? Adesso non voglio pensarci, ti lascio. No, aspetta, dai Lisa, dimmi almeno No, no. Fra mezz'ora devo essere a cena con lui. Voglio che mi veda al massimo della forma. Ciao. Mami? Hai visto? Mi sono messo la cravatta. Eh? Sì, lo so che per mettere la cravatta ci vuole il cappotto. È pronto? Prontissimo. Bisogna aspettare l'ospite. Avevamo detto mezz'ora, no? Sì. Sono passati 31 minuti. Io mangio. Che bella farfalla. Un'euchelia nupta. Un lepidottero notturno rarissimo. Ce ne saranno 20 esemplari in tutta Europa. Non le piace? Graziosa. Guarda, mamma, ti piace? Mi fa schifo. Schifo? Ma davvero ti fa schifo? Proprio schifo. Un collezionista pagherebbe milioni per averla. Lei deve amare moltissimo gli animali. Moltissimo. E le persone? Pochissimo. Specie se sono estranee. Allora perché non facciamo un tentativo per diventare meno estranei? Tanto per incominciare, lei ancora non mi ha detto come si chiama. Come si chiama? Io sempre Lisa. E lei? Elia. Elia. Un bel nome. Uno dei profeti. E lei ha davvero l'aspetto misterioso di uno che la s'allunga. Prevede il futuro anche lei? Sì. E cosa prevede? Che la sua minestra si raffredderà se continua a chiacchierare. Ho sete. Grazie. Lo sai, Elia, stavo pensando... Sai? Sì, sai. Stavo pensando che tu hai una bella casa. Accogliente, calda, silenziosa. Io invece a Milano abito al centro. C'è un traffico lì. Un casino fino alle 3 di notte. Non si riesce a dormire mai. Sono andata a Portofino... Proprio per riposarmi un po'. Ma lì si incontra sempre la stessa gente, come a Milano. A Portofino è una villa sul mare. Potrei ricambiare. Posso invitarti quest'estate al mare? D'estate sono impegnato col raccolto. Allora a dicembre, a Cortina. A dicembre ho l'imbottigliamento dei vini e la spremitura delle olive. Ma voi in campagna una vacanza, quando ve la prendete? Vacanza da che?
La vacanza si prende da una cosa che non piace. E a me il mio lavoro piace moltissimo. Però il tempo per leggere lo trovi. Che bella libreria, quanti libri. Io leggo un po' prima di addormentarmi. Mi piacciono molti gialli, a te? Io non ho pregiudizi razziali. Oddio, che è successo? È andata via la luce. Dammi la mano, ti prego, ho una paura tremenda del buio. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, cara Leia, tanti auguri a te. Ma non mi dire che è il tuo compleanno. Sì. Auguri. Cosa devo fare? Soffiare, no? Un bel soffio grosso, grosso. Che cavolo, troppo grosso. Una, due, tre, quattro. Sono 40. 40 anni? Mica li dimostri, sai. Lo so. Io ne ho 25. Neanche tu li dimostri. Grazie. Te ne davo 26. Sei un maleducato, sei un villano. Signorina, che le aveva detto? Questo, la gentilezza, non sa nemmeno dove stare casa. Sei proprio uno Zulu. Ma io scherzavo, no? O non si capiva che scherzavo? Regalino. È per me? E certo, sei tu il festeggiato. Prendi. È una cosa che ho comprato a Portofino. Cosa c'è dentro? E per chi è? Che cosa c'è? Aprilo, somaro! Adesso questo dove lo metto? Lo possiamo mettere qui. Qui sta bene. No, qui non va. È meglio qui. Oppure qua. Sì, qui sta bene. Oh, ma non piove più. Ha smesso di piovere. Neanche una goccia. E allora? E allora puoi tornare in albergo. In albergo? E tu mi faresti fare 15 chilometri a piedi? Sì. Ma tu sei matto. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. E la chiameresti passeggiatina, tu? Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta, che non ho mai prestato a nessuno. Oh, però poi dopo me la rimandi. Puoi anche non rimandarmela, se vuoi. Io ne comprerò un'altra. Va bene, ho capito. Lisa Silvestri ringrazia il gentiluomo di campagna. Grazie della cena, della torta che non ho mangiato, della compagnia e di tutto quello che non ho avuto. Grazie! Villano, cafone buzzurro, bifolco. Allora si può sapere come cavolo si chiama questo albergo? Corona! Hotel Corona! E non c'è nemmeno l'elenco telefonico in questa casa! Questo è l'elenco. Altro che a piedi in bicicletta. Mi faccio venire a prendere io. Ci andrai tu in bicicletta. Prima me ne vado e meglio è. Non ci resta un minuto di più in questa casa. Ti faccio vedere io, ma chi ti credi di essere? Ecco qua, la valigia è pronta. Hotel Corona. Hotel Corona qui, 720-10. Questo è tuo? Sì. Pronto? Pronto, Hotel Corona? No, questa è una stazione di servizio. Vorrei prenotare una stanza. Ma questa è una stazione di servizio.
Vuole benzina? C'è una bella stanza singola con bagno? Acqua per la batteria? Ah, non avete stanze. Nemmeno una doppia? Avrei dell'olio. Vuole olio? Ah, ho capito, tutto esaurito. Va bene, grazie, non fa niente. Farò una denuncia all'ente turismo e alla Proloco. Ma vaffanculo. E adesso cosa faccio, eh? Non c'è un altro albergo a 70 km oppure in cima alla montagna? O il signore mi concede di dormire nella stalla? Va bene. Resta qui per una notte. Ma solo per questa notte. Intesi? Oh. Se tu non avessi 40 anni, ti picchierei. Perché? Cosa ho fatto di male? Tu sarai un campagnolo e vai a letto con le galline, ma io no. Non c'è un posto dove andare? Sono appena le 10 di sera. È vero, è prestissimo. Zitto tu, Biancaneve, piuttosto suonami qualche cosa. E non c'è un cinema? Il cinema c'è. Ah, bene. Ma è aperto solo il giovedì. E non c'è neanche un posto dove si può sentire un po' di musica? A quest'ora è tutto chiuso. E poi, se vuoi sentire un po' di musica, c'è Mami che suona meglio di casa dei. Vero, Mami? Hai detto giusto. Allora non c'è proprio niente da fare qui? Ti posso sempre far vedere Ganimede. E chi è? Un amico tuo? È il terzo satellite di Giove. Sai che bel divertimento, povera ragazza. Si trova fra Europa e Callisto. Fu scoperto da Galileo. Vieni, andiamo sul tetto. Se il cielo è schiarito, possiamo vederlo. Perché Ganimede è molto luminoso. No, grazie. L'astronomia non mi interessa. Perché non mi fai vedere un po' di TV? Non c'è il televisore. Ma come non ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, sì. Di sopra, nel tinello, c'è il televisore. Io guardo, ma non c'è. Eccolo là. Ah, questo? Pensa, io l'ho sempre usato come sgabello. Mi sedevo qui e facevo i conti. Dai, andiamo. Però Ganimede era meglio. Le comiche! A me fanno impazzire. Ma come, non ti fanno ridere? No. Ma guarda! Ma guarda lì che cosa gli succede! Hai visto che volo che ha fatto? Ma guarda che botta! E a te non ti fa ridere? Ma mi fa pena. Da che mondo è mondo, uno che cade fa ridere. E tu non ridi? Ma si è fatto male, poverino. I principi dell'umorismo sono la botta in testa e la caduta. E tu ti commuovi? È matematico, l'ha detto pure Chaplin. C'è la buccia di banana, c'è l'uomo ben vestito. Tac! L'uomo deve scivolare sulla banana e deve cadere. E la caduta deve far ridere. E invece tu non ridi. No. Ho capito, non ti piace. Non ti piacciono le comiche, non ti piace ridere. A te non ti piace niente. No. Tanti saluti e buonanotte. Ciao. Ai, ah, ai, ah, ah, ai. Ti sei fatta male? Sì, molto. Ma che fai, ridi? E l'hai detto tu che quando uno si fa male si deve ridere? Ti sei fatta molto male, vero? Si è fatto male.
Vieni, vieni, che ti aiuto. Fai piano. Ecco, metti la mano qui. Ecco così. Ecco, basta. Siamo arrivati. Ecco, adesso stai. Ma cosa fai? Lo sai che hai delle belle orecchie. Forse è ora di andare a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Hai aggiustato l'auto della signorina Lisa? Un momento! Ma che ore sono? È tardissimo, sono le 7. Buone notizie, il sole splende e la macchina è riparata. Buongiorno, Elia. Buongiorno, anzi, arrivederci. Volevo salutarti, perché devo lavorare. Ci vediamo quando passo per Milano. E hai intenzione di venirci presto? Sì, fra 3 o 4 anni. Ai! Cosa c'è? Ai, il piede. Mi fa male. Sai quella brutta caduta di ieri? Credo che mi si sia gonfiato. Ai. Ti fa male qui? Ai, sì. E qui? Ai. Anche qui? Au. Scendi. Provo ad appoggiare la gamba. Ai. Ai, no. Ai, non posso camminare. È un dolore tremendo. Mi dispiace doverti dare altro fastidio, ma come vedi non posso andare via. Va bene, ti manderò il veterinario. No, io mi conosco. Ho già preso una storta un'altra volta. Niente di preoccupante. Un paio di giorni di riposo e mi passa tutto. Perché non rimani un po' con me? Ho da fare. Dove vai? Vado da Ernesto. Ma ha la polmonite. Ti ho chiesto come sta? No. La porta! Le scarpe! La finestra!
segreteria. Che fai, telefoni? Sì. E non mi chiedi neanche il permesso? No. Vabbè. Pronto? Pronto, ma chi parla? La finestra! Le scarpe! La porta! Ma guarda cosa dicono di te. Tu non hai un caratteraccio simile. Andare all'albergo Corona, sappi che è chiuso per restauro da 2 mesi. Ma allora è vero, è una donna vera. Pure profumata. Ma che vuoi? Incivile, insolente, zoticone, bruto, bestiaccia, villanzone, figlio di una buona donna, imbecille, isterico, balordo, idiota, cretino, deficiente, pirla, stronzo! Oh, ma che ce l'ha con me? Ma che vuoi? Fammi pieno tu! Ma sei proprio stupida. Ma come? Il primo imbecille che viene e ti mette i piedi in testa, tu ti dai per vinta? Ma gli faccio vedere io a quello là. E la benzina? E questa notte mi scambiano per un albergo. E questa qui mi insulta e non fa benzina. No, non è giornata, non ne posso più, guarda. Io chiudo, niente più benzina. Cosa c'è? Ah, vuoi raccontarmi una barzelletta? È la solita storia alla spinta? Sei proprio un porco.
C'è qualcosa che non va? Mi hai colpito. È stato il secchio. Sono tornata per dirti che sei un imbecille, un bifolco, uno zotico, un maschilista, un cafone e un villano. E a parte questo? Anche un presuntuoso. Ho capito. Ti sei innamorata di me? Io? Sì o no? Qual è la tua risposta affermativa? Beh, insomma, sì. C'è solo un piccolo particolare. Quale? Che io non sono innamorato di te. È stato il secchio. Non può essere. Cosa non può essere? Mi sarà capitato 100 volte di dire io a un uomo quello che tu hai detto a me. E allora? Ne ho avute di dichiarazioni. Non ero innamorata e glielo dicevo in faccia. E come ci rimanevano. Non avrei mai creduto che la stessa cosa potesse accadere a me. Non te la prendere. Non me la prendo mica. Rido. L'uccellino in gabbia se ride, ride per rabbia. Gli uccellini non ridono, cantano. Dipende, se gli racconti qualcosa di divertente. Io mi ricordo una volta che c'era un uccellino che era fantastico. Era spiritosissimo. Allora addio. Addio. Me ne vado? Tu che ne dici? No, che ne dici tu? Avevi fatto un grosso errore. Una scelta sbagliata. E che ne sai che era sbagliata? Ci pensi, una ragazza come te, abituata a Milano, Portofino, Cortona. Cortina. Sì. Insomma, una come te non può innamorarsi di un uomo di campagna. Non ci resisteresti una settimana tra galline e maiali. Ma la smetti di ragionare al posto mio? E invece sì, mi piacerebbe moltissimo. Questa è una vita dura. Bisogna lavorare mattina e sera, non ci sono night. Fammi provare. Non scherzare. Non scherzo, io resto qui per sdebitarmi lavoro. Sì o no? Qual è la tua risposta affermativa? Sei più cocciuta di un somaro. Finalmente un complimento. E allora? D'accordo, ti assumo fino a lunedì. Perché fino a lunedì? Perché lunedì parto. Vado a Bruxelles. Ma oggi è già sabato. Ma è appena mezzogiorno. Meno 10. D'accordo. Mami! Mami, ce l'ho fatta! Ci sono riuscita! Ce l'ho fatta! Che cosa hai fatto? Elia mi ha detto che posso restare. Oh, miracolo! Pronto, Lisa? Dove sei? A Rovignano. Ancora lì? Ma si può sapere che ci fai a Rovignano? Ho trovato un impiego. Tu? Sì, io. Faccio la contadina. Ma dico, ti senti bene? Mai sentita così bene. Non sai com'è bello qui tra gli alberi, i porci, le galline, il verde della campagna. Ma se non te ne è mai fregato niente della campagna? Stammi bene a sentire, Lisa. Se c'è qualcosa che non va, preferirei saperlo subito. Lascio la fabbrica per un giorno e ti raggiungo. Vuoi? Ma no, va tutto bene. È che voglio stare un po' sola. Vedere chiaramente dentro di me. Ma ne dici di stronzate, eh? Cosa? No, dico che, insomma, quando ti sei guardata bene bene dentro, ma proprio bene, se ti va, richiamami! Fiori, fantasia, la 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 la, oggi è un giorno d'allegria, la 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 la. Thank you.
Sali su, va. Hey, ciao. Ciao, Elia. Ci siete tutte? Manca una. Aspetta un po'. Vai. Guarda com'è ridotta questa povera ragazza. Negriero. Beh, com'è andata questa giornata campagnola? Bene? Stasera che si fa? Andiamo a divertirci? Andiamo a sentire un po' di musica? Sai, a 35 chilometri da qua hanno aperto una balera. Potremmo andare in bicicletta. Magari pedalare un po' per uno. O vuoi pedalare solo tu? Sono a pezzi, uno straccio. Avevi ragione tu, non sono capace. Sono negata per la campagna. Oggi ho combinato solo pasticci. Mi ammazzerei. Non valgo niente. Ah, non esagerare. Sei solo un po' depressa, ecco tutto. Tieni, asciugati. Ci vuole qualcosa di forte. Qualcosa che ti tiri su. Ecco un bel grappino. Questo l'ha fatto mami con le sue manine nere. Per carità, l'alcol mi deprime peggio. Benissimo, niente alcol. Allora, parla, su. Dimmi, cosa vuoi? C'è solo una cosa che potrebbe tirarmi su. Vorrei dell'erba. Dell'erba da fumare. Purtroppo non ne ho con me. Ma dai, non fare quella faccia da moralista. Lo so che tu sei un sano uomo dei campi, però a me piace e fa benissimo. Solo che qui è difficile procurarsela. Vero? Non per me. Sei un amore. Grazie. Un tiro? No. Non sai che ti perdi. Mi sento già meglio. Sì, mi sento proprio meglio. Ho voglia di cantare, di gridare, di ballare. Voglio uscire, voglio divertirmi. Usciamo? Dai, non stare lì come una mummia. Portami fuori, su, andiamo. Ah, ma così non posso uscire. No, forse è meglio che mi cambio. Qualcosa di più adatto. Vediamo, vediamo. Ah, ecco, mi metto questa? No, no, hai ragione tu, no. Aspetta, forse... Ah, che dici, come mi sta? No, troppo semplice. Ah, ecco. Magari questa. Cosa ne dici di questa qui? Ti piace? E sai che ti dico, cara la mia mummia? Amo i pomodori, adoro le mucche e la vita nei campi mi piace moltissimo. È fantastica. Imparerò. Che ci vuole? Facile. Mi sembra di capire che non sei più depressa. Io? No. Sto divinamente bene, allegra e soddisfatta. E tu mi sembri perfino simpatico. Non sapevo che la cicoria facesse questo strano effetto. Cicoria? Tu mi hai fatto fumare la cicoria? Qui dentro c'è cicoria? E cosa volevi che ci mettessi, la marijuana? Ma tu sei un mostro! Maledetto impostore! Truffatore! Era una coppia di vasi cinesi della dinastia Tang, preziosissimi.
introvabili. E adesso cosa ci faccio con questo? Noè. Non mi serve più. Noè? Certo, cosa ci faccio? No! Questo posso? Sì, quello sì. Sono proprio contenta. Finalmente cominciano ad andare d'accordo. Non c'è più niente da rompere? No, qui abbiamo rotto tutto. C'è qualcosa di là, ma... Allora andiamo a ballare. Andiamo a ballare? L'hai detto tu, mica sarei stanco. Non avrai per caso sonno. Tu sei stanca. Io sono sveglia, sveglissima. E io sono più sveglissima. E io più di te. Hai presente un grillo? Dormivi, eh? Io no, dormivi tu. Io? Come fai a dirlo se stavi dormendo? Ma sei tu che dormivi. Tu dormivi. Dormivi tu. Sai che ti dico, andiamo a dormire. Perché così presto? Perché domani è domenica, sveglia alle 5 per andare a caccia in palude. E allora andiamo a dormire. Certo, andiamo. Sono tortore. No, quelle sono anitre. Ma shh. Stanno arrivando. Hanno avuto quello che si meritavano questi qua. Bravo, come sono contenta. Ma come, anche tu non ami la caccia? Io odio la caccia, ma non sapevo come dirtelo. Senti, sai adesso cosa facciamo? Andiamo nel bosco e liberiamo le lepri dalle tagliole. E così poi le tagliole le mettiamo sotto la casa di quelle che ce l'hanno messe. Elia! Giovanelli sta per partorire, alla dolie! È un parto prematuro! Hai chiamato il dottore o la levatrice? È domenica! Sono giunti ai laghi! Non ce la faccio da sola! Ho bisogno di aiuto! Vengo io! Elia! È nata! È una favoluccia. Quanto pesa? 15 kg e 3. Pensavo di più. La chiameremo Lisa, giusto? Giusto? Giusto. Non era meglio andare in bicicletta? Oggi sei mio ospite. Ti porto io in un posto splendido, favoloso.
che ti piacerà moltissimo. Ah, ma prima devo fare benzina. Rieccola. 30.000. Sicura? Ma sì, 30.000. Non mi hai detto niente del mio vestito. Perché? Dovevo dirti qualcosa? L'ho messo apposta per uscire con te. Ti piace, non ti piace? Parla, esprimi un parere, no? Ma ce l'avevi anche ieri, no? No. Ieri ne avevo un altro. Questo di oggi è un vestito di Valentino. Di Valentino? Credevo fosse tuo. Senti, tu mi devi spiegare una cosa. Sei proprio così o sei spiritoso? Sono proprio così, spiritoso. Sapessi come mi fa imbestialire con la tua superiorità, con la tua faccia impassibile. Allora per te non c'è differenza se uno si mette un vestito o un altro. Al limite, se io vado in giro vestito nuda, per te è la stessa cosa. Al limite. Ho capito. Allora questa sera io vado in giro così. Va bene? No. Ah, ti vergogni. No, è che sento freddo. Oh, ma che cavolo guardi tu? Le hai messe le 30.000? Sì, sì. Come no, ho pulito pure i vetri. Tutto a posto. Porca mignotta, 340.000 lire. Ah, ma io non ne posso più, io me ne vado, guarda. Gustavo? Oh, buongiorno signorina Silvestri. Buongiorno. Le ho riservato un tavolo, prego. Il migliore, con vista sul lago. Preferiscono pesce o carne? Pesce. Ragazzo? Hanno del pesce di lago stupendo qui. Ecco la lista dei vini. Col pesce consiglierei del bianco di Borgogna del 74. No. Perché? Perché nel 74 in Borgogna una grandinata ha rovinato tutto il raccolto. Di che tipo è il pesce? Carpa. Carpa. Con la carpa ci vuole un chiaretto della Mosella del 76, coltivato a riva gauche, a riva sinistra. E allora se dice così, le consiglio un chiaretto della Mosella del 76, coltivato a riva gauche. Perché? Perché nel 74, in Borgogna, una grande grandinata ha distrutto tutto il raccolto. Quanti anni ha lei? Non lo so. Ne dimostrava meno. Grazie, signore. Li hai sconvolti, poveretti. Ti piace qui? Avrei preferito un posto più buio. Come sei romantico. Anche a me piace la penombra. Da ognuno contorni indefiniti, incerti. E il viso del vicino diventa come lo preferiamo. Sorridente, interessante, amabile. No, vedi, io avrei preferito un posto più buio per allentarmi la cravatta perché mi dà un po' fastidio. Ma perché tenti di rovinare sempre tutto? Io? Sì, tu. Ma forse non lo fai apposta. No. È un tuo atteggiamento istintivo di difesa. Non potresti per una volta sola abbassare la guardia? Ma tu mi prendi la mano. Perché? È un segno d'affetto. Ti dispiace? No. Però poi quando mangiamo me la lasci. È delizioso. Lisa? Scusate un momento. Non ti sei più fatta viva. Ma che è successo? Che fine hai fatto? Ah, sarebbe lui l'agrario. Interessante. Un bel ragazzo. Posso sedermi un attimo con voi? Ma veramente? Grazie. Prima di tutto volevo dire che... Ah, io mi chiamo Renata. Che Vittorio sta dando i numeri, è impazzito. Sostiene che tu hai trovato un impiego in campagna, tra porci e galline.
È vero. Ma non mi dire. E il tuo datore di lavoro chi sarebbe? Lui? Esatto. Ah, beh, ma allora si spiega tutto. Non è mica facile trovare un padroncino così. Spalle larghe, volto maschio abbronzato, due occhi castani, mento volitivo. Continui. E anche simpatico. Anzi, sa che le dico? Non ci sarebbe un posticino anche per me nella sua azienda. Mi darei da fare, ho tante qualità nascoste che lei potrebbe mettere a nudo. Non fare la stupida, Renata. Ah, la ragazza si offende, fa la gelosa. Ma allora siamo di fronte a una love story. E magari anche una cosa seria. Per me è serissima. Tu non puoi capire quanto. E allora, mia cara, sai che ti dico? Fai male a confessarlo apertamente. Ti esponi troppo e poi gli uomini si annoiano quando le cose diventano troppo serie. Loro preferiscono divertirsi senza problemi, non è vero? Ma questo non lo capirai mai. Tu sei quella dalle grandi sbandate. Per te l'amore deve essere definitivo, eterno. E invece è così bello l'imprevisto, l'avventura, non ti pare? Senza troppe... Mi è venuta fame. Vado a prendere un po' di antipasti. Voi continuate a parlare da buone amiche. Brutta schifosa! Ciao, Lisa! Ciao! Adesso basta. Lisa, ora esageri. Questa strega ha fatto piedino al mio uomo. Non è vero, è lui che ha fatto piedino a me. Lui? Senti un po'. Ma sei stato tu a fare piedino alla mia ragazza? No, ma se vuoi lo faccio a te. Dai, fatti su, su. Aspetta, dai, un attimo, ci penso io, tenga. Questo campagnolo ha proprio bisogno di una lezione. Sai che mi sono divertito un mondo. Ah, grazie comunque, se non era per te io non ci sarei riuscito a buttare giù quei cinque. Ma dai, io ne ho stati solo due. Come due? Erano tre. No, due. Ma allora dimentichi di quello che tu gli hai messo la testa nel bollito. E che poi dopo, fra l'altro, gli hai tirato anche il carrello fra le gambe. E poi dopo gli hai fatto anche questa cosa lì. E poi dove siamo qui? Perché ti sei fermata? Sono due giorni che ti sto dietro. Ti porto a pranzo sul lago, ti faccio piedino, prendo a pugno una mia amica. Non ti viene il dubbio che mi sono fermata perché voglio stare un po' sola con te? E adesso voglio rivelarti un gran segreto. Mi trovo bene insieme a te, mi piaci. Ah, questo era chiaro. Sassaco. Scusami. Ti è piaciuto? Buono, la fragola. E come fai a sapere che a me piace molto la frutta e che vado matto per le fragole? Ma chi ti credi di essere? Sei insopportabile, sei l'individuo più sgradevole, più repellente che io conosca. Sei un montato, un imbecille presuntuoso, ti odio! Ah, ma questa volta ti faccio vedere io. Ti piace passeggiare, vero? E allora, caro il mio biforco, te ne torni a casa a piedi, a piedi! Dov'è la chiave? Ma dove ho messo la chiave? Ladro, ridammi quella chiave! Vieni a prenderla. Ci vengo, sì, ci vengo. Dammela. Dammela subito. Oh. Hai trovata? Non ancora. Potresti pure aiutarmi a cercarla. Cosa sono, matto? Sai che in queste acque ci sono le Rundum Medicinalis? E che cosa sono? Spiegati meglio.
Sono delle spezie di sanguisughe. E se attaccano alla pelle non ti mollano più. Visto? Neanche questo si è fermato. E per forza, vai più avanti. Se mi vedono con te non si fermano. Vado più avanti allora. Vai, vai. E vai. Che ci fai lì? Vuoi un passaggio? Ciao! Salta su! Grazie! Ehi! Fermatevi! Ma ci sono anch'io! Aspettatemi, ehi! Che strano. È davvero incredibile. Cosa incredibile? Non mi sono mai divertita tanto. E tu? Beh, non è stato male. Buonanotte. Buonanotte. Elia? Sì? Lo sai che mi rimane pochissimo tempo per conquistarti? Eh già. Tu domani vai a Bruxelles? Sì, ma nel pomeriggio. Sono le 10. Ti rimangono ancora 18 ore. Allora, buonanotte. Buonanotte. Ah, Lisa? Sì. Sai che ha proprio un bel nome? Chi? Vittorio, il tuo fidanzato. Perché non te lo sposi? Vai al diavolo! A me Vittorio sembrava bello. A me piace. Baldin, vai più sotto, non tirare da fuori. Hai visto come è migliorato? Anche lo stacco? Sì. Vedrà che domenica faremo una bella partita. Ingegner Mancherani al telefono. Scusa. Forza, andiamo. Lisa, sei tu? Allora ti ricordi di me ogni tanto? Sì, mi manchi molto. Non voglio stare un minuto di più senza vederti. Vienimi a prendere. D'accordo, stai tranquilla. Vengo subito. E non mi domandi cosa ho fatto in questi due giorni? No. Ah, non te ne importa niente? Non ti interessa saperlo? No, amore. E allora resta dove sei. Pronto! Che scemo, per un attimo mi è apparso di vedere una donna nel letto. E tu cosa fai qui? È l'ultima notte che sto qui. E voglio passarla con te.
In che senso? Hai capito benissimo. Un momento. Che c'è? Ma noi non ci conosciamo bene. E che importanza ha? No, ha la sua importanza. Perché tu non sai niente di me. Quello che so mi basta. No, ma non ci conosciamo. Dobbiamo approfondire, dobbiamo parlare. Tu parla se vuoi. Dunque, io sono nato in una fredda sera d'inverno, esattamente il 4 agosto alle 19:20, ossia 8:40, in questa stanza. Mentre nel piano di sotto mia madre passeggiava nervosamente su e giù, fumandosi un sigaro di marca Minghetti. Mia madre era un uomo alto, biondo, uguale a mia nonna. Al contrario di mio nonno, che era scuro di capelli. Mio nonno? Non farla lunga. Lasciati andare. Non essere timido. No. Ma allora non ti piaccio? Io non posso fare l'amore con una donna finché non ne sono innamorato. E quante volte ti sei innamorato? Mai. Addio, Elia. Pronto? Ah, sei ancora tu. Senti, Lisa, non è che non mi interessa quello che hai fatto in questi due giorni. Anzi, io te lo volevo proprio chiedere, mi interessa moltissimo. Ma cosa hai fatto in questi due giorni? Ma che te ne frega a te? Vieni qua, vienimi a prendere subito, immediatamente. Buonasera, ingegnere. Va bene, vieni. Buonasera. Buonasera.
Mami, preparami la valigia. Metti dentro l'abito blu, le camicie e anche due maglioni perché a Bruxelles fa freddo. La valigia te la prepari da solo. Io, da questo momento, mi sono licenziata. Perché? Cos'è che t'ho fatto? Hai il cuore di pietra. Avevi avuto la fortuna di conoscere una donna simpatica, carina. E l'hai cacciata via. Non ti capiterà più una ragazza così. Ed è per questo che ti sei licenziata? Sì. Non voglio più stare con un besbetico nascerito. Mi piace avere gente allegra intorno. Sorrisi, amore e bambini che corrono. Zittelo! Ma sì, andatevene, andatevene tutte quante! A che servono le donne? Non servono a niente le donne! Chi ha detto che servono? Ma sì, meglio così. Ce ne stiamo solo io e te e siamo felici. È vero o no? Non siamo felici? Ma chi ti ha interrogato a te? Ma vai via di qua, vai via! Lesbico! Io sto bene così. Molto bene. Benissimo. Alitalia, partenza per Bruxelles, volo 274, imbarco immediato, uscita 42. Alitalia, volo 274 per Bruxelles, imbarco immediato. Permesso? 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 Cirillo! Non dovevi essere a Bruxelles per le barbabietole, tu? Preferisco la pallacanestro. E da quando? Da oggi. Da oggi? Come andiamo? E come vuoi che andiamo? Lo chiedo a te come andiamo. Certo che lo chiedo a me come andiamo. Vuoi che lo chieda a te come andiamo? Andiamo che perdiamo 86-0. Allora andiamo male. Andiamo peggio. Com'è che funziona questo gioco? Funziona che bisogna riuscire a mettere la palla nel loro canestro. Tutto qui? We'll be right back.
Va bene per domenica alle 11? Per che cosa? Ci sposiamo. Lisa, ma tu lo conosci? Cosa vuole questo? Taci tu. E allora? No. Non ho capito bene l'ultima parola. Ho detto no. Perché? Senta, la mia ragazza ha già dato la sua risposta, quindi se ne vada. Zitto tu. E vuoi sapere perché no? Perché non mi hai mai detto una cosa. Che cosa? Che mi ami. Beh, era evidente. No, e voglio sentirtelo dire qui, davanti a tutti. Siamo un po' in troppi. Dillo. Te ha? Più forte. Ti amo? Più forte. Ti amo? Più forte. Ti amo? Più forte, non ti sento. Ti amo! Ci sposiamo. Qual è la tua risposta affermativa? Sì. Perché ridi? Pensavo che tu fino ad oggi non hai mai fatto l'amore. Sì, è vero. Però ho letto molti libri. Ma è sempre così. Sempre. Da tre giorni. Tre giorni e tre notti. Oh, beh. Ma non sono mai scesi per fare colazione, per pranzare, per cena. Mai. Mai. Ma allora andiamo su ad informarci. Forse avranno bisogno di qualcosa. Andiamo. Andiamo.
piano, piano, ragazzi, piano. Sì. Ecco. Io chiamerai il veterinario, eh. Dalla parrocchia, vieni su. Aspirati, aspirati qui. Cosa c'è? Ti senti bene? Benissimo. Sto benissimo. Elise? Come stai, Elise? Bene. Meravigliosamente bene. Sto bene. Ciao. Dove eravamo rimasti? Non me lo ricordo più. Allora ricominciamo da capo. Sì e no. Sì e no. Perché? Decisi mai, un po' ci sei, poi non ci sei, a volte poi non sei come vorrei. Un'altra volta si è noto, si è no, perché, perché, perché non ci capiamo mai. Un po' ti dà, poi non ti dà, a volte sai, mi chiedo come fai. Perché sei una discesa che va in salita, perché sei innamorata e cavolata vita. E con te, io quando vinco perdo la partita, perché sei, tanto si sa cosa sei, cosa sei, perché con me, perché con me, perché con me, non dormi mai, un po' mi vuoi. Ma sembra che la lite tu la vuoi.